sempre domenica si sveglia la città con le campane. Buongiorno, buongiorno amici telespettatori, buona domenica, domenica in piazza questa settimana è a Bovalino, vedete questa piazza, bellissima piazza nel centro del paese, gremita dalle tante famiglie. Oggi è una giornata particolare non solo per la comunità bovalinese ma anche per le comunità viciniore, perché si celebrano proprio nella chiesa di San Nicola di Bari, che è la chiesa che noi questa settimana andremo a trattare con la collega Anna Maria Implatini, per vederla anche dall'interno con le sue bellezze, con la celebrazione che sarà officiata da Sua Eccellenza Monsignor Francesco Oliva, vescovo della diocesi di Locri-Geraci. Appuntamento dunque d'eccezione questa settimana, questa domenica qui da Bovalino. Seguiremo questa maxi celebrazione che si protrarrà per tanto tempo, cercheremo di coprirla il più a lungo possibile, ma abbiamo anche le esigenze di legare ovviamente al contesto della trasmissione anche la cittadina di Bovalino che questa domenica ci ospita. E visto che abbiamo qualche minuto di ritardo sull'inizio della celebrazione della Santa Messa, io direi di andare subito a vederci una prima pillola di trasmissione mandando in onda la scheda di Bovalino. Ci rivedremo qui dalla piazza tra pochi minuti. Questa settimana domenica in piazza è a Bovalino, un comune di 8.955 abitanti situato nel cuore della Locride. Nel 2015 Bovalino si è aggiudicata la bandiera verde delle spiagge, l'autorevole riconoscimento europeo assegnato dalla FII. La cittadina si affaccia sulla costa ionica ed è uno dei tanti punti di riferimento dei turisti che scelgono la Calabria. La particolarità del territorio consiste nella possibilità di avere mare e montagna a pochi minuti di distanza. Notevole lo sviluppo della spiaggia e del mare cristallino, di estrema importanza per la mitigazione del clima bovalinese. Oltre a Bovalino Marina, vi è Bovalino Superiore, ad un'altezza di circa 150 metri sul livello del mare, antico borgo che presenta le testimonianze storico-architettoniche del paese delle origini. Bovalino Superiore contiene il castello costruito dal conte Ruggero d'Altavilla, detto il Normanno, dopo la conquista dei Normanni del Meridione 1059. In passato era un maestoso castello reale per l'amministrazione del territorio e venne affidato alla famiglia Concublet, signori d'Arena, di Stilo e di Gerace. Oggi, come testimonianza del castello, rimane solo qualche rudere abbandonato. Bovalino è una cittadina commerciale, turistica e culturale. È un punto di riferimento per gli abitanti dei paesi dell'entroterra che qui trovano i servizi pubblici e ogni tipo di comfort. Sono presenti un gran numero di attività commerciali, centri commerciali, negozi di elettronica, supermercati, bar, pizzerie, pasticcerie, hotel, ristoranti. Di particolare rilevanza il turismo estivo che anima la cittadina e la spiaggia attraverso la presenza degli storici lidi balneari, in particolare i festeggiamenti in onore del santo patrono San Francesco da Paola durante la seconda settimana di agosto attirano migliaia di visite dai paesi limitrofi ogni anno. Uno dei primi complessi sviluppatosi a Bovalino furono i Nuovi Gabbiani. Negli anni 60 pubblicarono un disco col marchio Fonit Cetra, Amore a Palinuro, Un giorno tu saprai. Seguirono i Ragazzi di Fuoco, 1972-1980. Attualmente a Bovalino si concretizzano diverse realtà artistico-musicali, i Quarta Aumentata, Plasma, Invece, The Bronx, Bruno Panuzzo, gruppi teatrali come il Gruppo Spontaneo e molteplici esponenti che operano nel campo letterario e delle belle arti. Nell'estate 2012 si è tenuta la prima edizione Festa dei Rioni, organizzata dalla parrocchia San Nicola di Bari, ove il territorio della Marina è stato diviso in sei rioni. Nel 2014 il regista Andrea Grollino ambienta a Bovalino la versione cinematografica del romanzo Fiori di Carta, opera donata a Papa Francesco. Il comune ospita un istituto comprensivo e un istituto di istruzione superiore. Le frazioni di Bovalino sono Bosco San Ippolito, Bricà, San Nicola, Pozzo, Bovalino Superiore, Biviera, Rosa, Cipparello, Prato. Le persone legate a Bovalino: Francesco Calfapietra, militare, patriota, storico
politico garibaldino nato e vissuto a Bovalino, Mario La Cava, scrittore nato e vissuto e deceduto a Bovalino, Camillo Costanzo, gesuita e missionario nato a Bovalino, Vincenzo Speziali, ingegnere e imprenditore nato a Bovalino, Nino Racco, attore teatrale nato a Bovalino, Adolfo Cartisano, detto Lollò, vittima innocente dell''ndrangheta, nato, vissuto e deceduto a Bovalino, Anthony La Paglia, attore australiano il cui nonno era di Bovalino, Vincenzo Guerrisi, poeta, nato a Bovalino. La squadra di calcio della Bovalinese, che ha raggiunto anche le categorie semiprofessionistiche in passato, milita attualmente in prima categoria. Il comune è attualmente commissariato dopo che il consiglio comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose ed è attualmente retto da una triade commissariale. Si sveglia la città con le campane al primo. Si ribalta un po' la situazione, l'ordine per quanto riguarda le cerimonie, perché a Bovalino ancora cresime, comunioni, sono tutte da fare, i sacramenti sono da ricevere. Andiamo a vedere allora la popolazione di Bovalino e San Luca come si prepara. Buongiorno signori, qui abbiamo scoperto che a Bovalino ancora ci sono le comunioni, le cresime da fare, quindi questi giovani della società futura devono ricevere i sacramenti. Signora, come si preparano secondo voi? Come si preparano? È diverso ad un tempo. Un tempo forse noi avevamo un pochino più a cuore questo tipo di situazioni. Oggi li vedo preparati in una maniera non sprovveduta, però superficiali, ragazzi. È diversa la cosa, non è come una volta, non è più come una volta che vanno a catechismo, una volta non andiamo a catechismo, non è che... Eppure oggi la catechesi si fa in maniera davvero peculiare, davvero particolare. Ci sono tanti catechisti che si applicano, forse sono i ragazzi che sono distratti da tante cose. No, non sono tanto distratti. Eravamo più distratti noi, sono attivo abbastanza, sono. Vabbè, mi fa piacere che lei ribalta il mio pensiero. Signora, da dove venite? Bovalino siamo noi. Bovalino stesso, cosa c'è? Il nipotino, la nipotina? Nipotina. Benissimo, tanti auguri allora e buona giornata. Mi guardi, io sto arrivando, vieni. Dimmi cosa ne pensi di questa mattina, forse è meglio le ragazzine. Buongiorno. Dai, oggi è un giorno importante per te, non ti vergognare, vieni qua. Mi dici solamente come ti chiami. Vabbè, ma è normale che ci sia questa sorta di vergogna davanti alla telecamera. Dai, oggi è un giorno bello. Devi ricevere il sacramento o tutti e due? Tutte e due. Comunione e cresima, pensa, quando lo facevo io era impossibile, ora invece si può fare. Secondo te è meglio in questo modo? Sì. Ma non mi dire mi tolgo il pensiero tutto in una volta, è meglio in questo modo perché? Perché così riceviamo tutti e due i sacramenti da Dio e ci possiamo perdonare da Dio. Brava, hai fatto il catechismo naturalmente, hai seguito tante lezioni, sei stato a contatto con tanti ragazzi. Secondo te in questo momento finisce il tuo cammino con Dio oppure poi continuerai da sola a venire a messa, a pregare e insomma ad osservare i comandamenti? Continuerò. Come ti chiami? Sara Romeo. E sei di Bovalino? Sì. Bene, tanti auguri cara. Grazie. Bene, continuiamo a vedere i baldi giovani, allora mi metto in mezzo. Ti chiami? Domenico Sgro. Vincenzo Carabetto. Tutti e due di Bovalino? Sì. Benissimo, oggi è un momento importante. La tua famiglia ti ha aiutato in questo momento di preparazione? Sì, mi ha aiutato molto. A fare soprattutto che cosa? A capire che quello che stai ricevendo è un sacramento importante? Sì, mi ha aiutato a capire che quello che starò per ricevere è una cosa molto importante. Che ti accompagnerà per tutta la vita, ma poi devi gestire da solo. E come si farà? In tutto, gestendo la... In tutto la dobbiamo gestire sempre meglio, andando sempre a messe in chiesa. Bravissimo, la tua vita cattolica, bene. Poi un giorno naturalmente questi sacramenti serviranno ad altro. Sai che se vorrai battezzare un bambino dovrai per forza essere cresimato. Sì. E quindi un giorno sarai pronto anche a questo. Mi raccomando, non abbandonare questo cammino. Sì, io lo continuerò. Tanti auguri ragazzi, buona giornata. Andiamo a vedere qualche persona più grande. Buongiorno. Signora, lo so, ma io voglio sapere una mamma in questo momento cosa prova?
È un momento bello. Sì. Ve lo ricordate quando è stato il vostro momento invece? Sì, che me lo ricordo. Secondo voi un tempo c'era più tensione o più superficialità nell'affrontare i sacramenti? Io pensavo che una volta fossimo un attimino più concentrati e oggi più superficiali, ma un signore mi ha detto no, signorina, state attenta perché oggi questi ragazzi sanno cosa vanno a ricevere, perché sono ben preparati, è vero? Sì, sì, perché fanno tanti periodi di catechismo e quindi... Quindi non sono davvero tanto distratti dai videogiochi o dai giochi in generale? No, vedo che il mio bambino sta... Voi siete di Bovalino? Sì. Tanti auguri allora, buona giornata. E beh, sapere che dalla parte delle persone insomma adulte ci sia questo tipo di preparazione e questo tipo di momento cattolico fa ben sperare davvero. Buongiorno signora, buongiorno, siamo di qua con la telecamera, io le volevo chiedere se ha il figlio che si cresima oggi. Ah, lui che ho intervistato prima. Sì. Lei come si chiama signora? Patrizia. Complimenti, ha un bellissimo trucco e un viso molto solare. Signora, deve essere un momento di gioia anche per lei. Sicuramente, senza dubbio. Ho visto il ragazzo anche molto, molto maturo, maturo però nel modo in cui si esprime, sì, anche convinto, e questo mi fa piacere perché vuol dire che la base familiare è buona da questo punto di vista. Speriamo, credo di sì. Buona giornata allora. Altrettanto, grazie. E questo è Bovalino, una Bovalino che si lascia alle spalle un ventennale di padre Giuseppe Castelli, inizia adesso con Don Giovanni e sono in arrivo anche un diacono e un altro sacerdote, Don Luigi, e inizieranno così insieme tutto quello che sarà poi l'anno pastorale. L'anno pastorale è davvero intenso perché i primi giorni di novembre inizierà il nuovo anno di catechesi, inizierà anche l'anno oratoriale, quindi si comincerà nuovamente a parlare anche di comitato festa e di tanti appuntamenti, perché Bovalino è ricca di appuntamenti, come per esempio la festa dei Rioni. Continuiamo a vedere. Buongiorno signora, da dove viene lei? È da Bovalino. Oh, sto beccando tutte persone del luogo e mi fa piacere. Mi dica la verità, vedere questa piazza in festa in un momento come ottobre, che forse è uno dei momenti più scialbi per quanto riguarda la vita di un paese, perché inizia l'inverno, insomma inizia l'autunno e si cominciano un attimo tutti gli impegni, vedere questa piazza in festa è un piacere sicuramente per il nostro paese. E questo colore candido dei bambini, che è un po' una luce su questa piazza, ci fa capire insomma che ancora oggi c'è tanto bisogno di sacramenti e tanto bisogno di religione. Certo, soprattutto, soprattutto. Suo figlio oggi fa la cresima, sua figlia, quindi un momento di emozione. Sì, sicuramente. Le ha detto qualcosa in particolare prima di lasciare casa? No, 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 niente, niente. Quindi è sicura che anche lei con il suo cammino... Un cammino positivo. E siano già abbastanza preparati. Buona giornata. Grazie, grazie anche a lei. Benissimo, vediamo se riusciamo a cogliere qualche altro aspetto. Buongiorno, volevamo sapere dal punto di vista vostro se avete dei bambini oggi per la comunione o la cresima. La cresima, noi facciamo la cresima, non abbiamo i bambini. È una catechista? Sono un po'... Una madrina. Bene, io questo volevo capire, volevo trovare un'altra figura diversa ancora tra quelle che ho intervistato. No, non si preoccupi, mi dica solo una cosa. Una volta ci dicevano, mi raccomando, scegli bene la madrina, perché la madrina poi ti deve accompagnare in un cammino anche di giudizio e di consiglio. Di tutti, certamente, della vita, quando ci sono difficoltà, giustamente questo. Quindi lei lo fa volentieri questo ruolo? Certamente, ma senz'altro, è entusiasta di fare questo ruolo, va bene? Ha detto qualcosa alla ragazza prima di, insomma? Sì, noi già ci conosciamo e lei, quindi giusto, abbiamo socializzato tanto, quindi tutto a posto, andiamo d'accordo, quindi. Ti è rimasta impressa una frase che ti ha detto? Me ne ha dette molte, tante. E non stancarsi mai e darsi, stare in campana, questo che gli dico sempre. Stare in campana, stare attenti. Attenti, sì, attenti, diciamo, perché sono una madre e capisco i giovani, gli do quello che posso, i consigli giusti. Quindi. E che tu possa utilizzare al meglio questo sacramento. Tanti auguri. Grazie, gentilissimi. Mi fa piacere vedere una comunità convinta, una comunità che sa cosa va incontro. E noi siamo venuti volentieri qui per capire come vive Bovalino questo momento di sacramenti. E direttamente posso parlarvi anche dalla chiesa, perché siamo subito entrati vedendo arrivare il vescovo per un inizio, un incipit che è particolare qui a Bovalino. In cammino per genuflettersi davanti all'altare con il padrino,
accompagnati dai genitori per prendere posto. Ecco perché finora la chiesa è stata sgombra, quasi vuota. Abbiamo atteso appunto un signor Francesco Oliva per dare inizio a questa celebrazione che sarà oggi abbastanza lunga, anche perché il Vescovo tiene molto a puntualizzare i passaggi della celebrazione eucaristica, soprattutto in occasione dei sacramenti comunione e cresima. Ecco le nostre prime immagini di questa domenica in cui si parlerà del sacrificio. Sacrificio significa che Gesù chiede un ulteriore sacrificio ai suoi discepoli, anzi ad un giovane che va ad incontrare, e lo fa perché questo giovane manifesta di aver seguito tutti i comandamenti e tutto quanto gli veniva chiesto, o veniva chiesto comunque dalla religione, e Gesù gli fa notare come non abbia ancora lasciato tutti i suoi averi per seguirlo, e quello è il sacrificio più grande. Quindi Gesù vuole rimarcare il fatto che non dobbiamo avere dei legami, dobbiamo essere dei veri pellegrini, pellegrini ovvero persone in transito, persone incapaci di legarsi a delle cose materiali. Ecco perché si rivolge proprio al ricco, perché il ricco è la persona che ha più difficoltà a lasciare i beni materiali. E poi fa il paragone: è più facile che passi un cammello attraverso uno spazio piccolissimo, fa il riferimento al lago, e non un ricco che entri nel regno dei cieli. All'esterno vi anticipavo che Bovalino si lascia alle spalle un ventennale importante, il ventennale di un francescano che ha lasciato tutto per seguire la sua missione a Bovalino. Ha lasciato la sua terra, ha lasciato poi il suo luogo di formazione. All'età di 10 anni fu accolto nel collegio serafico missionario di Chiampo, ha vissuto l'anno di noviziato a San Damiano in Assisi, e questo è padre Giuseppe Castelli, un frate, una figura che ha concentrato le sue forze in questa cittadina, e a questa cittadina ha sempre detto buongiorno Bovalino. Lo ha fatto ogni giorno, qualsiasi fosse l'orario, qualsiasi fosse l'orario in cui incontrava i suoi fedeli, perché voleva portare il sorriso, e lo ha fatto creando tante situazioni di aggregazione, tra cui la festa dei Rioni. Adesso lasciamo la parola al Vescovo e avremo modo di ricordare cosa ha fatto Bovalino in questi 20 anni attraverso la figura di padre Giuseppe Castelli. Per amministrare anche il sacramento della cresima a questi ragazzi e a questi giovani, un momento di grazia per tutta la comunità e per questi stessi ragazzi che oggi diranno il loro sì al Signore, un sì pieno, un sì convinto, un sì bello. E saluto tutti voi, genitori, padrini e madrine, le catechiste che hanno accompagnato questi ragazzi, così come saluto tutti i fedeli che ci seguono attraverso l'emittente Telemia quest'oggi. Vogliamo presentarci al Signore nella consapevolezza delle nostre fragilità, dei nostri vuoti, delle nostre difficoltà, ma anche con la gioia dentro il cuore, sapendo che se il Signore è con noi, noi nulla abbiamo da temere. Allora prepariamoci ad accogliere il Signore nella nostra vita, facendo spazio nel nostro cuore, invocando la sua misericordia e il suo perdono. Signore, incapace di riconoscere il tuo amore per noi, non riusciamo a sentire la responsabilità di un'adeguata risposta,
abbi pietà di noi. Cristo, spesso le preoccupazioni ci portano ad inseguire strade e progetti illusori e lontani dalla vera sapienza. Abbi pietà di noi. Signore, il nostro egoismo ci chiude alla misericordia verso i più poveri, facendoci dimenticare che siamo responsabili della salvezza dei nostri fratelli. Abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra, uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, nostro Padre, che scruti i sentimenti e i pensieri dell'uomo, non c'è creatura che possa nascondersi davanti a Te. Penetra nei nostri cuori con la spada della Tua parola, perché alla luce della Tua sapienza possiamo valutare le cose terrene ed eterne e diventare liberi e poveri per il Tuo regno, per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Sapienza. Pregai e mi fu elargita la prudenza. Implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La preferì a scettri e a troni. Stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Non la paragonai neppure ad una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia. E come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza. Ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Parola di Dio. Saziaci, Signore, con il Tuo amore, gioiremo per sempre. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei Tuoi servi. Saziaci al mattino con il Tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, per gli anni in cui abbiamo visto il male. Si manifesti ai Tuoi servi la Tua opera e il Tuo splendore ai loro figli. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda. Salve.
dalla lettera agli Ebrei. La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Parola di Dio. I poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù,
guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà». Parola del Signore. Carissimo Don Franco, siamo grati al Signore della sua presenza e della gioia che porta alla nostra comunità oggi. Oggi è in mezzo a noi per amministrare il sacramento della Cresima e della prima Eucaristia ai ragazzi del cammino catecumenale. Ora, invocando lo Spirito su questi ragazzi, lei chiede la forza al Signore anche per tutta la comunità, perché tutti possiamo vivere la nostra fede in modo visibile e credibile. Quasi tutti i ragazzi hanno iniziato il cammino insieme ai loro genitori 6 anni fa e hanno continuato quasi tutti con impegno ed interesse fino ad oggi. Con i catechisti e il gruppo progetto che li hanno seguiti, possiamo testimoniare che tutti, in modo diverso, sono cresciuti nella fede. Questi ragazzi si presentano ora a lei con il desiderio di ricevere per l'imposizione delle mani e l'unzione della fronte il dono dello Spirito Santo e per ricevere per la prima volta Cristo e Eucaristia ed essere così pienamente partecipi alla comunione con Cristo e con la Chiesa ed essere attivi protagonisti della missione di Cristo stesso. Insieme con i ragazzi del Cammino Catecumenale abbiamo anche 6 giovani adulti che hanno seguito il percorso da ottobre dell'anno scorso ogni venerdì sera. Agui Angelica, Bova Miriam Elia, Calabro Sebastiano, Camarda Giorgia, Carabetta Vincenzo, Ceravolo Elena, Cinanni Giuseppe, Cocciolo Gianfranco, Crupi Giuseppe, Galea Natalia, Giampaolo Maria, Giampaolo Stefano, Linarello Lorenzo, Linarello Giuseppe, Mallamo Gianluca, Manglaviti Caterina, Manglaviti Pasquale, Marando Isabelle, Marzano Mario, Maviglia Giovanni, Musolino Vanessa, Procopio.
Ecco, tutti i ragazzi che Don Giovanni sta presentando al Vescovo sono coloro che riceveranno oggi i sacramenti in questa celebrazione che ci vede impegnati a Bovalino. E il Vescovo in questo momento si trova su un altare che è stato oggetto di cerimonia qualche tempo fa, perché sono stati fatti dei lavori, sono state inserite delle splendide immagini con riflessi in oro e all'interno ci sono conservate le reliquie di San Francesco e Santa Chiara. Allora, l'ordine francescano secolare attivo in questa parrocchia di Bovalino da oltre 60 anni ha voluto ancora una volta, anche quest'estate, ma insieme al Comitato Festa, ma soprattutto in questi anni, dare sempre forza e riscontro al lavoro fatto da padre Giuseppe, questo pastore buono che dal Veneto si è trasferito a Bovalino e ha preso in consegna questo mandato con grande entusiasmo. 30 anni per lui di vita religiosa vissuti intensamente ed in pienezza in quest'ordine francescano e segnano poi un itinerario davvero accorato che ha voluto fare in un binomio Cristo e Francesco, punti di riferimento costanti per lui. Cristo e Francesco significano la povertà e la letizia, la luce e la croce, quindi dei legami indissolubili, mai l'uno senza l'altro. E a proposito di luce e di croce, riuscì a cogliere dei segni e a decifrarne uno, un messaggio che lui ha visto per lui di Dio, quando proprio in una sala d'ospedale di Borgo Trento ricevette la notizia del suo male e dalla vetrata di quell'ospedale riuscì a vedere sulla collina veronese una luce. Apparì quasi una beffa per gli uomini di poca fede quello che lui vide, ma fu una indicazione per lui, un'indicazione di continuare ad andare avanti nel credo e nella fiducia nei confronti di Dio. Ascoltiamo Monsignor Francesco Lino. Sentiate più voi il desiderio di fare la comunione, non dico di ricevere la Cresima perché l'avete già ricevuta, degli stessi vostri ragazzi, perché questo è un momento veramente di piena, grande, profonda comunione con il Signore e direi comunione anche familiare, perché ecco, non ci può essere comunione con il Signore per dei coniugi, per dei genitori, se non c'è una comunione anche dentro la famiglia. Siete stati coinvolti, avete capito che questo cammino di formazione dei vostri figli a ricevere questo sacramento vi coinvolgeva, vi interessava dal momento che, avendo scelto il battesimo, per i vostri figli voi avevate anche il dovere di accompagnare i vostri figli a capire l'importanza e il significato di questo sacramento. Ed è un momento significativo anche dei padrini, delle madrine, se ci sono, che stanno qui per svolgere un ruolo anche di aiuto della famiglia, rappresentare anche la Chiesa per presentare questi ragazzi a ricevere questo sacramento. È una domenica speciale perché questa è una domenica in cui, ricevendo questi sacramenti, partecipando tutti all'Eucaristia, diventa questa un'occasione di incontro con il Signore e di incontro tra di voi, di incontro con il Signore, perché tutti i sacramenti, quindi compreso il battesimo, l'Eucaristia, la Cresima, sono canali, occasioni di incontro con il Signore. Ci fanno incontrare il Signore e ci fanno incontrare anche tra di noi. Non dimentichiamolo questo. Come avviene questo incontro? L'incontro tra di noi, tra di voi, avviene in maniera anche più facile in un certo senso. Ci vediamo noi quando ci incontriamo, ci salutiamo, vediamo il volto di una persona. È un incontro di volti, è una stretta di mano, è un dire buongiorno, è un interessarsi dell'altro. Questo è l'incontro umano, l'incontro tra persone,
che non si girano dall'altra parte per dire a quello non lo voglio vedere, vicino a quello non ci mi siedo. Una cosa del genere rovinerebbe un incontro. Purtroppo tanti incontri tra le persone sono rovinati proprio dai cattivi rapporti tra di loro. L'essere nemici, non potersi vedere, l'avere interessi contrapposti, aver ricevuto un'offesa che non si riesce a perdonare, tutto questo invicia, rovina i rapporti tra le persone. Qui invece, in questo momento, in questa chiesa, il rapporto tra di voi viene consolidato dal rapporto con il Signore. Il Signore noi non lo vediamo, per cui in un certo senso è più facile dire io sono dalla parte del Signore, io credo nel Signore, è più facile dire questo che dire io sono in buona relazione con i miei fratelli che vedo e che tocco, che incontro, quindi c'è una relazione che molte volte diventa anche problematica. L'incontro con il Signore non è un incontro, direi, che avviene con il vedere fisicamente il Signore, ma è un incontro che viene attraverso i segni, i sacramenti, abbiamo detto, e attraverso la parola, quella parola che abbiamo ascoltato. Vedete, oggi c'è la televisione e la televisione porta nelle nostre case la parola di Dio. Questo è molto bello. Chi sta a casa, la persona anziana, la persona malata che non può venire in chiesa attraverso l'emittente televisiva, oggi può partecipare all'Eucaristia, può ascoltare la parola. Però la televisione non ci può far vedere Dio, perché Dio non ha un'immagine attraverso la quale Dio si presenta a noi. Se vogliamo, l'unica immagine di Dio è Gesù. È Gesù il volto umano di Dio. Però anche Gesù adesso non lo vediamo più, ma lo vediamo attraverso i segni e lo ascoltiamo attraverso la parola che è stata proclamata. Quindi l'emittente televisiva consente allora a chi sta nelle case di ascoltare questa parola. Ma chiedo a voi ragazzi, avete ascoltato la parola del Signore? L'avete ascoltata? Perché molte volte il momento più maltrattato della liturgia, meno vissuto, è proprio la liturgia della parola, è proprio la parola di Dio che sfugge, o perché non viene ascoltata, perché i microfoni non funzionano bene, o perché noi siamo distratti, o perché non siamo abituati all'ascolto, perché la televisione ci presenta sempre belle immagini e noi ci affezioniamo di più all'immagine e meno alla parola. Per cui questa non abitudine all'ascolto, anche perché molti dicono tanto io so che cosa si dice, tanto io so che cosa si legge, io il Vangelo l'ho letto, so quello che è accaduto a Gesù, so quello che è scritto nei Vangeli, allora questo atteggiamento spesso ci porta a svalutare questo momento. Eppure la parola di Dio ha una grande importanza. Come diceva la seconda lettura, la parola di Dio penetra nelle profondità del cuore di una persona. È come l'acqua, questa pioggerellina, temporale un po' diverso, ma la pioggerellina costante, continua, penetra nel terreno. La parola di Dio penetra nel cuore della persona, cioè come una spada a doppio taglio, arriva fino nelle profondità. Io mi chiedo, ma è vero quello che dice la lettera agli ebrei? Veramente la parola di Dio entra dentro di noi, anche negli affetti, nei sentimenti, nell'intelligenza, nella vita di una persona? Questa parola di Dio ti penetra dentro al punto da modificare certi tuoi atteggiamenti, al punto di trasformare anche la tua vita? È vero che questa parola di Dio ti mette in contatto con il Signore? Io me lo chiedo, carissimi ragazzi, ricevendo il sacramento, completando l'iniziazione cristiana, voi dovete prendere affezione alla parola di Dio. Cioè oggi vado in chiesa, vado a messa, perché il Signore mi parla, e tornando poi a casa, cosa il Signore mi ha detto? Cosa il Signore chiede a me? Perché ecco, attraverso questa parola io vivo questa relazione con il Signore. Il Signore deve quindi cambiare la mia vita, la deve trasformare.
e questa parola mi mette a contatto con il Signore. Guardate che questa parola ci illumina, ci aiuta a capire la nostra vita. Senza la parola di Dio noi non arriviamo alla verità della nostra vita. Senza la parola di Dio noi non scopriamo tante cose. La parola di Dio ci smaschera in un certo senso, ci fa capire quello che siamo e quello che dobbiamo essere. La parola di Dio ci mette in contatto con il Signore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Dio conosce le profondità del nostro cuore, Dio sa che cosa c'è dentro. E allora facciamo parlare al Signore, al nostro cuore. Oggi il brano del Vangelo è molto provocatorio, direi, per una mentalità troppo presa dalle cose, troppo presa dagli affari, troppo presa dai consumi, dall'avere, dal possedere, dalla ricchezza. Questa parola di Dio provoca coloro che vivono la loro vita nella dimensione dell'avere, del possedere, del consumare, dello spendere, della ricchezza. E questo avviene attraverso un episodio veramente accaduto. Un tale corre davanti a Gesù, si inginocchia e pone a Gesù una delle domande fondamentali che aveva, una domanda importante pone questo tale. Vedete, non viene dato il nome di questa persona, non dice il Vangelo neanche l'età, era un tale, possiamo essere anche noi questi tali che corrono davanti a Gesù e pongono delle domande importanti. Ecco, questo tale si presenta e Gesù si getta in ginocchio davanti a lui e gli chiede: maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? La vita eterna, attendi, qui non è questione di vita dopo la morte, qui è questione di felicità. Questo tale chiede al Signore: cosa devo fare per avere la felicità, per essere felice? Chi di noi, chi di voi non desidera essere felice nella vita? Penso che tutti desideriamo essere felici. La differenza, sapete qual è? Sta nel fatto che alcuni imboccano una strada per essere felici e dopo che hanno percorso un lungo cammino si accorgono di non esserlo perché hanno sbagliato strada. Altri invece imboccano il cammino giusto ma si accorgono che il cammino è difficile, è duro e magari si fermano e non hanno la forza di andare avanti. Allora sono tristi perché il cammino è faticoso. Ma Gesù ci indica una strada maestra per avere la felicità e chiede a questo tale una prima cosa, un primo presupposto importante per essere felice. Gesù gli dice: tu conosci i comandamenti? Perché una via per essere felici è conoscere e osservare i comandamenti, la legge di Dio. Ragazzi, avete imparato i comandamenti? Quanti sono i comandamenti? 10. Bene, sono 10. Ma qui attenzione che Gesù chiede a questo tale se conosce i comandamenti e poi Gesù si riferisce soltanto ad alcuni comandamenti, alla seconda tavola della legge, ai comandamenti che vanno dal quarto al decimo. Qual è il quarto comandamento? Onora tuo padre e tua madre. E il quinto? Non uccidere. E il sesto? Nonne? Non commettere atti impuri, non dire falsa. Non vado oltre. Però capite, carissimi catechiste, carissimi genitori, che bisogna partire dalle cose essenziali. Ecco, per essere felici uno deve conoscere e osservare i comandamenti del Signore. Gesù non fa riferimento neanche ai primi tre: io sono il Signore Dio tuo, non avrai tuo Dio di fronte a me, non nominare il nome di Dio in vano, ricordati di santificare le feste. Non fa riferimento a questi tre, ma fa riferimento agli altri, quasi per dire che è
essenziale per essere felice rapportarsi bene con gli altri, rispettare la vita dell'altro, non fare del male, non uccidere, quindi non fare alcuna violenza nei confronti dell'altro, rispettare anche i beni dell'altro, rispettare la persona dell'altro, onorarla. Ecco, Gesù fa riferimento quindi alla seconda parte dei comandamenti che riguardano proprio l'amore verso il prossimo. Per essere felice è necessario tutto questo. Ma non basta. Gesù è molto esigente. Questo è giovane, questo tale, che non è detto che era giovane, probabilmente era una persona molto adulta, matura, dice a Gesù: ma io questo l'ho sempre osservato. Era un cattolico vero, questo tale. Aveva osservato i comandamenti sin da piccolo, li osservava i comandamenti, non solo li conosceva, ma li osservava. Quindi non è questo il problema. Lui si accorge che non gli basta osservare i comandamenti, c'è bisogno di qualcosa di più. Non è contento allora di essere formalmente a posto perché rispetta la legge. Non è contento. Chiede a Gesù che cosa deve fare per essere veramente contento. Gesù gli dice, dopo che lo ha guardato, lo ha fissato negli occhi, gli ha manifestato tutto il suo amore, Gesù lo guarda, lo fissa negli occhi e lo ama. È un gesto bellissimo questo. Gesù parla anche con gli occhi, parla anche con gli sguardi. Gesù vede che realmente sta dicendo la verità, è uno che osserva la legge di Dio. E dopo Gesù gli dice a questo punto: una sola cosa ti manca, va, vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, e poi vieni e seguimi. Gesù gli chiede tutto quello che ha, di liberarsi di tutto quello che ha e di seguirlo. Ma queste parole, questo tale si fece scuro in volto, diventa truce in volto, scontento, rattristato, se ne va perché possedeva molti beni. E qui la riflessione sarebbe veramente da sviluppare in lungo, perché se non siamo liberi interiormente non possiamo seguire Gesù. Quando siamo presi da tante preoccupazioni, dalle preoccupazioni delle cose, dalla dipendenza delle cose, difficile, difficile seguire il Signore. Chi vuole seguire il Signore deve essere profondamente libero. Noi molte volte, parlo di noi adulti, genitori, voi grandi, educhiamo i giovani a conquistare posizione nella vita attraverso l'avere, attraverso il possesso, attraverso le cose. Pensiamo che la felicità consista nell'avere e nell'avere sempre di più, consiste cioè nelle ricchezze, nei beni di questa terra. E poi ci accorgiamo che quanto più abbiamo, tanto più non siamo felici, anzi abbiamo paura che qualcuno ci possa rubare quello che noi abbiamo. Allora ci dobbiamo difendere, ci dobbiamo guardare dagli altri, e se qualcuno ti fa del male tu ti devi vendicare, perché ti devi difendere. Per seguire Gesù occorre essere profondamente liberi interiormente. Questo è il bel messaggio che ci viene dalla parola del Signore. Vogliamo essere felici, osserviamo la legge del Signore e poi cerchiamo di essere profondamente liberi, perché solo se siamo liberi nel cuore possiamo scegliere, e possiamo scegliere il Signore. Quando uno è schiavo delle cose non è affatto libero. L'invito di Gesù è proprio a conquistarci questa libertà. E come cristiani la cosa che conta di più è proprio seguire Gesù, seguire il Signore. Ma nessuno può seguire il Signore se ha altri idoli. Dov'è il tuo tesoro, là è il tuo cuore. Dov'è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore. A cosa pensi di più, cos'è che occupa di più la tua vita, lì è il tuo tesoro. Se Dio non c'entra in tutto questo, la tua vita non ti porterà certamente alla felicità.
E mi ricollego allora a quello che stavo dicendo, a quella luce che ha scorto in malattia padre Giuseppe sulla collina, quando senza minimamente scomporsi o mostrarsi turbato, ma col sorriso di chi è consapevole di aver raggiunto quella perfetta letizia che lo stesso San Francesco raccomandava tanto ai suoi frati, scorgendola appunto nel dolore umano più somigliante alle sofferenze di Cristo, sentenziò: è questo il messaggio, che c'è la luce, ma nella croce, e dobbiamo portarla tutti insieme. E allora approfitto anche per salutare Pino Carella, che in questo momento di sacrificio a modo suo, perché è ammalato, sta naturalmente portando la sua piccola croce. Che vi è stato regalato dai vostri genitori, e con il battesimo ha iniziato questo cammino verso il Signore. Il primo incontro con il Signore è stato proprio il giorno del battesimo. Questo cammino è andato avanti, è il cammino di iniziazione cristiana che oggi trova la sua pienezza, il suo compimento proprio nell'Eucaristia, in Gesù, l'incontro con Gesù che diventa un incontro vero, reale, nel segno del pane spezzato. E questo incontro con il Signore che ci riempie del suo Spirito, ecco lo Spirito Santo che ci dà forza per poter continuare questo cammino. Ricordando allora il nostro battesimo, ci ricordiamo quindi anche degli impegni che questo cammino comporta. Anzitutto l'impegno a lottare contro il male, contro il peccato, e poi l'impegno ad essere sempre fedeli al Signore, professando sempre la nostra fede. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni, credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre, credete nello Spirito Santo che è il Signore della vita e che oggi per mezzo del sacramento della confermazione e in modo speciale a voi conferito, come già gli apostoli nel giorno di Pentecoste. Credete nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, noi ci onoriamo di professarla. In Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. E adesso questo rito, il gesto della imposizione delle mani, è il rito attraverso il quale viene comunicato a questi ragazzi il dono dello Spirito Santo. E allora è necessario essere pronti, apriamo il nostro cuore ad accogliere lo Spirito Santo, raccogliamoci in preghiera, dobbiamo fare silenzio dentro di noi, sapendo che ecco il Signore viene in noi. Fratelli e sorelle carissimi, mettiamoci con le mani giunte sui distratti, il Signore non va, passa oltre. Chi ha la porta chiusa non può essere visitato. Chi ha la porta chiusa del suo cuore non può accogliere il Signore. Accogliamoci allora in preghiera e apriamo la nostra vita al Signore. Preghiamo Dio Onnipotente per questi Suoi figli. Egli che nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo e li ha chiamati a far parte della sua famiglia e fonda ora lo Spirito Santo che li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conforme a Cristo, suo unico Figlio. Preghiamo in silenzio per questi crismanti. Dio Onnipotente,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà. Riempili dello Spirito del tuo santo timore, per Cristo nostro Signore. Ecco il primo dei nostri momenti dedicato appunto oggi ai sacramenti, la cresima. Quindi il vescovo che approfitta in questo momento anche a colloquiare con il cresimando, lo fa con delle parole di conforto, lo fa con i segni, segno in fronte. È un piccolo dialogo con domanda e risposta e poi anche il segno della mano di commiato. E vorrei approfittare anche per ricordare, come cercano di fare i parroci di domenica in domenica, che la cresima è importante per ricevere il sacramento del matrimonio e anche per poter battezzare o cresimare altra persona. E se non lo si fa nell'età giusta, lo si può fare anche in un secondo momento. Certo, bisogna comunque stare alle disposizioni della Chiesa e naturalmente frequentare almeno qualche corso, qualche incontro di catechesi, come previsto, di parrocchia in parrocchia, come da disposizione della diocesi. Quando padre Giuseppe Castelli arrivò a Bovalino, l'impatto è sembrato di essere... è stato strano, perché gli è sembrato di arrivare a casa sua. È stato come aver aperto gli occhi, ha detto, mi è sembrato di essere arrivato a casa. La sensazione è stata che questa terra e questo paese fossero la mia casa. Il giorno dopo ho cambiato subito la mia residenza, cosa che non avevo mai fatto prima. Adesso, come vi dicevo poc'anzi, di padre Giuseppe Castelli rimangono tante creazioni dal punto di vista organizzativo, delle feste, delle cerimonie. La festa dei Rioni, che finisce in grande gioia in piazza, e in una festa di ballo davvero che riempie la piazza di colori e di musica, di questa rimane anche una poesia. Una poesia che rappresenta i colori di quel giorno, ma rappresenta un po' tutta l'emozione che Bovalino gli ha dato. Ho visto braccia alzate nella gioia, ho visto sorrisi e abbracci, ho visto occhi che brillavano, ho visto mani che si stringevano, ho visto i piedi danzare, ho visto una piazza illuminata di luce e d'amore, ho visto sguardi che si cercavano, ho visto, finalmente ho visto Bovalino con il suo vero cuore e la sua bellezza. La strada è tracciata,
Nessuno si perda dietro facili entusiasmi, né vacilli per voci di pessimismo e di tristezza. Impara piuttosto ad ascoltare meglio il tuo cuore e vedrai orizzonti infiniti e lungo la strada incontrerai altri fratelli con lo stesso desiderio nel cuore e la stessa voglia di costruire in pienezza la propria vita. Buongiorno, Bovalino, per padre Giuseppe Castelli, terra amata. Anche piacevole come il coro parrocchiale ci stia accompagnando in questo momento di festa e di gioia. Guardate che luce nell'abside, un abside particolare, vedete queste pareti davanti? Quindi fanno sì che l'abside si apra dopo all'interno di queste pareti e creano un attimino di anticamera, quindi riservano ancora di più la parte dell'architettura monumentale che c'è poi alle spalle davvero del banco d'altare. Qui c'è la festa, il Signore che arriva in cielo e gli angeli che gli tolgono via la croce, festeggiano attorno a lui, si avvicinano incuriositi, la colomba della pace, i putti, ecco, le loro ali colorate. Al di sotto c'è una scritta: osservate i miei comandamenti, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, lo Spirito. Ecco la scritta, la notiamo in questo colore marrone. E anche nelle cappelle laterali vi sono anche delle scritte a suggellare un po' questo momento particolare, questo momento che poi nelle cappelle soprattutto diventa molto intimo. In una cappella c'è il cuore di Gesù. Ci sono degli altri affreschi, c'è sempre un'architettura appena accennata, moderata, colorata, diventa un momento davvero di ritiro, ecco. Qui invece siamo nella navata centrale, le lesene sono leggermente ricamate con questi questo accenno marmoreo che è tutto colorato, in realtà sono delle venature, ecco, che spezzano sul bianco degli stucchi e che permettono anche ancora di raccordare
non solo con la scritta ma anche con il colore, di raccordarsi all'abside proprio con quella fascia scura che continua a girare. Qui è il portale, la parte interna naturalmente del portale, con l'interno anche del rosone. Una chiesa fondamentalmente semplice, ma che vediamo incedere lentamente e intensificare le sue iscrizioni, anche i suoi affreschi, man mano che ci si avvicina appunto verso l'altare. Ecco la parte architettonica che vi dicevo, marmorea, che rimane proprio dentro l'abside, mentre l'altare, quindi il banco d'altare e il leggio, rimangono al di fuori di quelle due pareti che vi ho mostrato poc'anzi, e quindi spingono anche con il basamento, quello che poi continua nelle scale e quindi scende nella navata, si spingono al di fuori di quelle pareti e diventa un momento molto, molto ampio. Ecco le venature viste molto più da vicino, il modo in cui qui a Bovalino viene rappresentata la Via Crucis, ecco, è scultoreo, possiamo dire, e poi man mano tutta la semplicità di questo pilastro con la sua lesena addossata. Intanto il vescovo si sta piacevolmente divulgando, parlando con i ragazzi e dando loro lo stesso tempo, la stessa importanza, come a fargli ricordare davvero, fargli imprimere questo momento, la delicatezza anche dei fiori oggi. Tutto adornare e accoronare questo momento. Qui è l'unica tonalità molto accesa in questo rosso e grigio, che lascia spazio poi alla croce. La croce che si trova addossata proprio, quindi andiamo alle spalle dell'architettura, il Signore in croce, addossata proprio all'abside, alla parete dell'abside. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Cita il libro che hanno voluto stampare in ricordo di padre Giuseppe Castelli. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Sì, abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni, dal Salmo 23. Ma tante sono state anche le parole che sono state raccolte nel tempo dalle lunghe omelie di padre Giuseppe Castelli. Io sono il pastore buono, per esempio, è il titolo più disarmato e disarmante che Gesù abbia dato a se stesso, e questa immagine che non ha, secondo padre Giuseppe Castelli, niente di debole o di remissivo, anzi rappresenta il pastore forte, più volte l'ha riportata. Questo gesto specifico del pastore buono, il gesto più bello che lo rende anche il pastore bello, il suo offrire. Ma non solo si è ispirato al Vangelo, ha coniato davvero tante belle frasi e poesie. Ha sempre avuto la voglia e la forza di testimoniare e diceva come il nostro Dio, che ha un amore così grande che quasi non gli basta amar da solo, e ha una splendida trovata degna di un Dio, decide che siano gli uomini a prolungare il suo amore sulla terra. Per noi che viviamo qui la missione, perché sentiamo la responsabilità di testimoniare la parola di vita attraverso scelte coerenti al Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che vivono la missione in terre lontane, perché le difficoltà incontrate nell'annuncio del Vangelo non diminuiscano l'entusiasmo di una testimonianza gioiosa, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per questi ragazzi che partecipano per la prima volta alla mensa eucaristica, aiutali, Signore, a vivere questo giorno molto importante
nella gioia e nella semplicità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per questi ragazzi che hanno appena ricevuto il dono dello Spirito Santo, perché il loro cuore continui ad essere docile alle sue ispirazioni e possano essere in mezzo ai fratelli testimoni sempre più autentici di Gesù Cristo risorto e vivo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i genitori di questi ragazzi, perché questa esperienza di riscoperta della fede li aiuti a rendere la loro vita più coerente al Vangelo e li faccia continuare assieme ai loro figli nel cammino di maturazione e di crescita che li renderà autentici cristiani per tutta la vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui riuniti, perché in questo mese missionario e mariano impariamo a sacrificarci per aiutare i poveri, gli ammalati e le persone che sono in difficoltà. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio che hai dato lo Spirito Santo agli Apostoli per mezzo di essi e dei loro successori, hai voluto trasmetterlo a tutti i membri della tua Chiesa. Esaudisce la nostra preghiera. Continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che il tuo amore ha operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, le nostre offerte e preghiere, fa che questo santo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede, ci apre il passaggio alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la sostieni. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova. Nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore. E noi uniti agli angeli e dai santi cantiamo senza fine la tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente
per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei tuoi figli che hai rigenerato nel battesimo e oggi hai confermato con il sigillo dello Spirito Santo. Custodiscili, custodisci in loro il dono del tuo amore. E ricordati anche perché oggi, per la prima volta, raduni alla tua mensa la tua famiglia nella partecipazione al pane della vita e al calice della salvezza. Concedi loro di crescere sempre nella tua amicizia e nella comunione con la tua Chiesa. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai regno, la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Pietro allora prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. E Gesù, come da Vangelo, gli rispose: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case, fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzione e la vita eterna nel tempo che verrà. Difficile conoscere, scrive Monsignor Antonio Riboldi, il cuore degli uomini, sempre, come spesso è difficile anche decifrare il nostro cuore, anche quando meditiamo la parola di Dio. Ogni volta che cerchiamo di immergerci nella sua parola ci prende una grande confusione, dovendo appunto constatare il grande distacco tra ciò a cui aspiriamo e ciò che viene richiesto. Infatti il nostro cuore, il cuore dell'uomo, è diventato un po' un groviglio di interessi che a volte si affannano a detenere il primo posto per poi magari essere smentiti subito dopo da altri in contrasto. Ecco intanto il momento della comunione, quello che una volta era il primo passo nei confronti dei sacramenti, il primo passo capace di intendere e di volere, insomma, grandicelli dopo il battesimo. Ecco, che adesso invece i più giovani ricevono per la prima volta Cristo dentro il proprio cuore e non solo, ricevendo proprio sulla lingua il suo corpo e il suo sangue, dopo un'altra grande esperienza, la prima confessione. Dice sempre Monsignor Riboldi: al mattino si spera che preghiamo e preghiamo: ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa. E poi durante il giorno ci accorgiamo di rincorrere ben altro, interessi materiali, cercati a volte anche disordinatamente, o più semplicemente tutta una serie di azioni dettate semplicemente dal tanto radicato nostro, purtroppo, egoismo. C'è nella vita di ciascuno di noi qualcuno che si ama di più, e spesso si tende al peccato. Sappiamo tutti che noi veniamo alla vita per la volontà del Padre, il quale non solo sa a chi affidarci, ma dà alla nostra vita una sorta di progetto da realizzare. In questa vita terrena abbiamo il compito di raffinarci proprio nell'amore, eseguendo la sua volontà che ci manifesta, ma lascia sempre anche liberi di scegliere, libero arbitrio. E il progetto che Dio a ciascuno di noi ora nella nostra vita quotidiana manifesta in mille modi, attraverso i nostri doveri, le persone che incontriamo, i fatti che ci accadono, la sua parola in tante occasioni. Dio insomma crea una strada da percorrere che diventa il filo da seguire. Mentre i ragazzi procedono in questo momento importante del sacramento della comunione, noi andiamo all'esterno della chiesa perché Antonio Tassone è in compagnia. Bene, sono le 12:05, siamo qui proprio nella chiesa San Nicola di Bari, davanti al municipio di Bovalino, in compagnia del coordinatore dell'associazione Agave, il dottor Vincenzo Maezzano. Allora, Bovalino ospita quest'oggi Domenica in Piazza, abbiamo cercato di ottimizzare anche i tempi perché chiaramente la celebrazione della Santa Messa in concomitanza con le cresime e le prime comunioni previste per oggi e il rito officiato da Sua Eccellenza il Vescovo di Locri ha comportato anche la dilatazione dei tempi tecnici, quindi stiamo cercando di ottimizzare i nostri tempi. Allora, Bovalino in questo momento, dottore Maezzano, periodo di commissariamento, sta cercando piano piano di risalire la china. Questa è stata una cittadina che per tanti anni è stato uno dei fiori all'occhiello del nostro territorio. Poi una fase di leggero declino, ora si cerca di lavorare per cercare di riportarla ai fasti di un tempo, possiamo dire.
Eh sì, innanzitutto benvenuto anche da parte nostra. Ovviamente stiamo cercando di lavorare in tal senso. Bovalino, come ha detto perfettamente lei, ha avuto un glorioso passato. Passato che certamente non può essere cancellato da un periodo un pochino più... un periodo meno importante o comunque di problematiche amministrative o di altro genere. La storia rimane, abbiamo un paese che ha una cultura, Mario La Cava, ma anche altri personaggi storici molto importanti, abbiamo un patrimonio anche artistico molto rilevante con il borgo di Bovalino Superiore, eccetera. Quindi i presupposti per andare avanti e per risalire la china ci sono, quindi dobbiamo guardare al futuro ed è quello che fa il movimento Acheve. Stiamo guardando al futuro, eravamo quasi pronti per, insieme ad altri tantissimi cittadini di Bovalino che hanno voglia di lavorare e di lavorare in maniera positiva per questo paese, di fare una lista per le amministrative che ci sono sfumate proprio all'ultimo momento, e stiamo continuando a lavorare sempre con la stessa voglia, perché vogliamo far riprendere a Bovalino il ruolo che ha sempre avuto, ruolo centrale, non egemone, però un ruolo di rilievo, di primo piano, e vogliamo fare, stiamo dialogando con tutte le forze sane di questo paese, perché riteniamo che il dialogo con le associazioni, con la società civile soprattutto, sia la cosa più importante, e quindi mai in sosta, non ci siamo fermati per niente, nonostante il problema del commissariamento, anzi ogni settimana l'abbiamo presa come appuntamento fisso, andiamo in comune ad incontrare i commissari, perché poi siamo sempre attenzionati dai cittadini che ci chiedono di intervenire su un problema o su un altro, e quindi ci facciamo da catalizzatore, diciamo. Sì, siamo interlocutori con i commissari, perché penso che in questo periodo ora questo deve fare in questo periodo un movimento politico debba fare soprattutto questo, lavorare per i cittadini e metterli in contatto con i commissari, tenendo conto che loro hanno purtroppo un problema che fisiologicamente che è così, cioè quello di non essere del paese e non conoscerlo abbastanza bene. E quindi dobbiamo farli superare questo gap proprio con una presenza maggiore, e noi questo lo stiamo facendo. Beh, noi chiaramente ringraziamo anche sin da subito le aziende che hanno sostenuto questa diretta, questa maxi diretta questa mattina qui da Bovalino. Tra poco passeranno anche le inserzioni commerciali importanti, perché ci hanno garantito comunque la possibilità di poter veicolare all'esterno, per tutta la regione, per tutto il mondo, attraverso il segnale potente, nitido di Telemia, le bellezze di questa cittadina, che merita sicuramente tanto, così come tanto meritano anche i cittadini che vivono qui e che chiaramente si aspettano anche nel volgere del più breve tempo possibile un miglioramento delle condizioni generali di vita. Eh sì, questo poi è il fine ultimo che ci interessa, fare politica poi alla fine è quello, cioè rispondere alle esigenze dei cittadini, le esigenze del cittadino, così come sono io, come ci sono quasi 10.000 abitanti, non è l'unica, quella di vivere in un paese dove la qualità della vita sia migliore. Ecco, noi tra poco intervisteremo anche altri personaggi, altri rappresentanti di associazioni che quotidianamente operano qui in questa realtà. Intanto ringraziamo il dottore Vincenzo Maisano, tra poco diciamo ci sarà la parte conclusiva della celebrazione della Santa Messa con la nostra Anna Maria Implatini, poi qualche suggerimento commerciale, insomma staremo ancora un bel po' qui in diretta da Bovalino. Per il momento vi ringraziamo e in bocca al lupo anche per quanto riguarda il futuro. Sì, grazie a voi e alla prossima. Siamo fieri di essere cristiani e di obbedire ai tuoi comandamenti. Tu fai parte della nostra vita, ma siamo pronti a lasciare tutto per seguire te, che conosci i nostri pensieri, le nostre intenzioni più segrete e i nostri attaccamenti? Siamo pronti a considerare tutto un nulla per raggiungere il tuo regno? Signore, aiutaci a riconoscere i nostri attaccamenti per poter scambiare i beni terrestri con quelli che non periscono, così che tu possa diventare la nostra unica ricchezza.
il nostro unico tesoro. Spogliaci di tutto quello che ci impedisce di appartenerti. Guariscici da ogni paura, perché siamo liberi di seguire dovunque ci condurrai. Preghiamo. O Padre Santo e misericordioso, che ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio, per questa partecipazione al suo sacrificio, donaci di comunicare alla sua stessa vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Diamo grazie a Dio. Adesso invito, come abbiamo detto ieri sera, i bambini a venire qui sull'altare, i ragazzi insieme con i cresimandi, così facciamo la foto ricordo col vescovo, tutti gli altri vi potete sedere. La sera della sua ultima veglia pasquale nel 2014, padre Giuseppe Castelli ha detto: è una notte, quella notte ci siamo guardati negli occhi, ci siamo abbracciati e ci siamo trovati fratelli, è la notte della risurrezione, la notte della vita. Noi abbiamo la capacità di risorgere ogni giorno attraverso il nostro pentimento e attraverso le nostre azioni, le buone azioni. Oggi è un momento di risurrezione anche per questi ragazzi che con i sacramenti hanno trovato adesso una nuova strada da percorrere e man mano anche da tracciare. Questa è la foto ricordo insieme al vescovo, una delle sue azioni più comuni nelle celebrazioni durante appunto la ricezione dei sacramenti, un modo per far sentire i ragazzi vicini a questa figura importante, guida con le sue parole, oggi con la sua omelia. Il canto ancora una volta li accompagna in questa giornata che è appena iniziata. A me non resta che augurarvi una buona domenica. Lascio la linea alla pubblicità, poi ritornerà Antonio Tassone dalla piazza con naturalmente i personaggi illustri di Bovalino. Benvenuti, buona domenica, cominciamo con una struttura d'avanguardia spettacolare, si chiama Palazzo Reginella, è un residence hotel a Bovalino, nell'incantevole scenario della Costa dei Gelsomini, denominata anche la Perla dello Ionio, dove l'ospitalità è intesa quasi come una missione. È sorta nel 2011 la residenza turistica alberghiera di Palazzo Reginella, è un'oasi di bellezza ed eleganza, dotata di tutti i comfort che la moderna ricettività può offrire. Siamo nella sala colazione e poi vedete la... Grazie anche alla sapiente ristrutturazione di un palazzo ottocentesco tenacemente voluta dai proprietari, la cura dei particolari, all'utilizzo di tonalità diverse di colori tenui e luminosi. Siamo all'interno di una camera, reparto cucina, vedete, tutti i comfort desiderabili per una vacanza d'avanguardia. E saliamo su, sì, andiamo nella zona notte. All'interno delle camere, ce ne sono due camere di questo tipo per dormire, comfort di tutti i tipi, aria condizionata ovviamente, vista mare e bagno con la B maiuscola davvero.
soggiorni liberi in formula hotel o lunghi periodi con formula residence, soggiorni di lavoro, vista la vicinanza alle attività produttive e alla zona degli uffici pubblici anche. Palazzo Reginella è sul Corso Umberto a Bovalino. Ecco un bellissimo terrazzo dove d'estate si può gustare di tutto, oltre alla frescura del mare. Ci siamo spostati, siamo in un altro luogo, sempre di Bovalino, altra piazza, ed è un locale anche questo straordinario, dolce e salato, si chiama proprio così, si gusta tutto dal dolce al salato, buon caffè oppure tutto ciò che viene trasformato il caffè oggi a qualsiasi gusto. Eccoci all'interno delle salette ed eccoci a un approccio di dolce e anche ristorante e pizzeria, magicamente si trasforma poi di sera. Ecco il locale nella sua grandiosità e bellezza, reparto salato in questo caso con varie leccorni, ecco il dolce da fare subito da contrasto, buono e appetitoso il tutto che viene fornito. Era un antico frantoio, è vero, ed è diventato questo locale d'avanguardia. Ecco la sala per le cene e per una ottima pizza, saletta riservata per chi vuole stare per i fatti suoi su un soppalco straordinario. Le macerie che ci sono ancora all'interno di questo locale. E adesso ci spostiamo, andiamo in un altro luogo sempre di Bovalino e andiamo a trovare la TIN SRL, arredo bagno, parquet e quant'altro. Cominciamo con i marchi più importanti come Versace, oppure questa linea assolutamente classica di una bellezza incommensurabile. TIN SRL, leader nel settore delle creazioni per il bagno, è oggi sinonimo di qualità, dinamicità, ricerca, tecnologia, flessibilità e massimizzazione delle capacità produttive. La ricerca costante, caratteristica che anima tutti i settori del gruppo, porta alla creazione di mobili, accessori bagno innovativi ed anche la strategia che TIN adotta per affrontare le sfide di un mercato sempre più ampio ed esigente, come quello appunto dell'arredo bagno, quello che stiamo gustando e vedendo con tanto di pavimenti e non solo. Vedete l'eleganza di questi sanitari. E ancora, Magnifique è la linea della ceramica a mosaico, tanto gradita in questi ultimi tempi. L'obiettivo di soddisfare le esigenze del cliente in continua evoluzione, TIN lo raggiunge da anni con successo grazie alla perfetta simbiosi tra quattro aziende che sono capaci di offrire al mercato la giusta risposta in un'ampia gamma di mobili per il bagno, altamente competitivi per design, qualità e prezzo. E poi inoltre progettazione, consegna a domicilio, preventivi gratuiti, consulenza, installazioni. Venite pure da TIN, Contrada Palomba a Bovalino, praticamente a ridosso della galleria per Bovalino. Ampia scelta per quanto riguarda le rubinetterie e si lavora poi a pieno regime per progettare anche queste cucine favolose, guardatele, con questo tipo di piastrella e di modo di fare le cucine secondo le esigenze più innovative e moderne. Altro scorcio, questo siamo all'esterno, vedete, TIN SRL, arredo bagno, Contrada Palomba a Bovalino. Torniamo in piazza. Via. Ed eccoci in questa piazza affollata davanti alla chiesa di San Nicola di Bari. Sono finite le celebrazioni di Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, Monsignor Francesco Oliva, che ha intrattenuto le tantissime famiglie bovalinesi e dell'entroterra. Qui siamo insieme allo storico di Bovalino, Pino Macri. Con lui parleremo di questa bellissima cittadina. Dicevamo anche prima con il nostro interlocutore che non sta vivendo attualmente forse la sua fase migliore storica, però c'è tanta voglia di riprendersi e soprattutto ci sono anche tante tradizioni da far conoscere a chi ci sta seguendo in questo momento. Tante tradizioni, ha detto bene, tante tradizioni e tanta storia. Veramente Bovalino è uno dei paesi, possiamo dire, che insieme a Gerace e a Rocella è carico di storia in questa zona.
Bovalino, che poi per la verità quando si parla di Bovalino come dal punto di vista storico si parla di Bovalino superiore. La Marina avrà sì e no 150 anni di vita, intorno al 1850 qui ancora c'erano due o tre edifici in tutto, uno è qua dietro alle case del Duca, poi c'era... c'era la torre costiera, la torre Scinosa e una specie di baracca che era questa chiesa qua, che all'epoca era appunto soltanto poco più che una baracca. Bovalino, dicevo, è un paese di antichissima tradizione, a differenza di tanti altri di cui si suppone soltanto la storia antica, Bovalino invece è quasi certamente di origini greche, sicuramente bizantine, quindi parliamo... con diciamo, le prime notizie quasi certe si riferiscono intorno al VII secolo. Ci sono alcuni indizi non sufficientemente ancora indagati che parlerebbero anche di origine romana e greca, greco antica. Comunque diciamo, le notizie certe si cominciano ad avere attorno all'anno 1000. E, praticamente si sa di alcuni insediamenti, addirittura c'è un diploma, un atto notarile che è dell'undicesimo secolo dove tra l'altro questo atto notarile è scritto in greco e c'è qui appunto è importante rimarcare questo fatto che Bovalino è chiamata Bebalinon, il che farebbe capire che l'origine di Bovalino non sia, l'origine del nome Bovalino non sia in nessun modo legata ai buoi o ai bufali, ma probabilmente sia legato al lino, che era un elemento che si trovava tantissimo. Comunque diciamo che dall'origine intorno al 1200, poi tra il 1100 e il 1200 c'è la fondazione di questo castello, l'edificazione del castello che sarà uno dei castra exempta, cioè uno dei castelli a diretta amministrazione reggia federiciana in un primo tempo, quindi nel tempo di Federico di Svevia. E poi intorno al 1200 comincia la storia feudale di Bovalino. I primi saranno i Ruffo che segneranno in qualche modo la storia di Bovalino fino al 400. Poi a metà del 400 ci sarà un periodo di demaniale, Bovalino sarà demaniale, per riprendere ad essere poi feudale a partire dalla fine del 400 con i Marulla prima di Marullo di Condoianni, successivamente ci sarà i Loffredo, poi i Del Negro, Genovesi, per finire poi agli Spinelli e infine gli ultimi feudatari che saranno i Pescara di Ano che attorno all'inizio del Settecento prenderanno il feudo di Bovalino e lo terranno fino alle versioni della feudalità del 1806. Come a parte la storia feudale, Bovalino ha molta importanza strategica fino al 1500. Basti pensare che per esempio a cavallo del 1500 furono combattute due guerre diciamo piuttosto importanti a Seminara, una volta vinsero i francesi, una volta vinsero gli spagnoli e in tutti e due i casi lo sconfitto venne a rifugiarsi a Bovalino, questo anche a testimonianza dell'importanza strategico-militare. Con il 500 poi finisce la fase di importanza strategica di Bovalino, comincia quella economica che dura fino al 600. Bovalino era famoso per la produzione della seta grezza e, cosa appunto trovata da me recentemente nelle mie ricerche che era abbastanza sconosciuta, Bovalino era un centro di produzione di vino greco. Questa è una cosa di cui nessuno era a conoscenza. Con il 700 invece comincia il declino anche economico, soprattutto anche a causa, il 700 è un secolo terribile, ci sono tutta una serie di eventi catastrofici, nel 1720 il terremoto di Gerace, nel 1740 delle alluvioni molto destabilizzanti, nel 60, proprio a cadenza di 20 anni, nel 60 c'è una carestia, nel 1780 poi il famoso terribile terremoto del 1783 e lì Bovalino perde per esempio due delle tre chiese e di queste sarà ricostruita soltanto la matrice. Con il XVIII secolo, con il XIX secolo, con l'Ottocento, all'inizio Bovalino si distingue
per un'attività per esempio antibrigantaggio, cioè la guarnigione francese di Bovolino, aiutata dagli abitanti di Bovolino, per ben due volte respingono dei tentativi d'assalto dei briganti, ma soprattutto l'Ottocento è legato a una figura di Bovolino che sarà anche, come dire, segnerà una pagina di storia all'interno addirittura della storia nazionale. Di Bovolino infatti è Gaetano Ruffo, che è uno dei cinque martiri di Gerace, che, come ormai sta per essere acclarato, praticamente anche finalmente anche i grandi storici tipo Lucio Villari cominciano ad essere d'accordo con noi storici locali che il risorgimento italiano inizia proprio qui nel circondario di Gerace. Avremo poi altre persone di Bovolino che assurgeranno a livelli nazionali, tipo un cugino di Gaetano Ruffo, che anch'esso si chiamava Gaetano, era un grande e valente avvocato, massone, e fu il primo sindaco, antifascista soprattutto, e fu il primo sindaco della Bovolino liberata dal fascismo nel dopoguerra. Gaetano Ruffo l'avvocato, suo figlio era Elio Ruffo, un grandissimo regista cinematografico, fu chiamato anche il Vittorio Calabrese. Ma non dimentichiamo soprattutto, legata a Bovolino, la figura più importante della cultura, che è un faro nella cultura italiana, che è Mario La Cava, lo scrittore che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere personalmente, in quanto eravamo pure vicini di casa, uno scrittore che ha scritto delle pagine memorabili e che è ormai inserito nel circolo ristretto dei grandi letterati italiani. Grazie al professore Pino Macri, è stato gentilissimo, fa parte anche della deputazione di Storia Patria. Io vorrei anche evidenziare, ecco, questo volume. Da lei scritto, Uomini, economia e fiscalità in una terra in Calabria ultra, Bovolino nel catasto onciario 1742-45. Eccolo qui, vedete questo bel volume, racconta tutta la storia di Bovolino. Grazie e complimenti soprattutto per il ricordo delle date, non è facile, ma è il suo mestiere, lo fa sicuramente con la grande passione che è l'anima. Grazie, gentilissimo. Andiamo in pubblicità, non andate via, ritorneremo ancora qui dalla piazza di San Nicola di Bovolino, davanti alla chiesa, davanti al municipio, per parlare ancora di questa bella città che ci ospita questa domenica. Torniamo a girovagare per Bovolino e andiamo in un'altra azienda. Si chiama Punti di Vista Ottica Cartisano, nel Corso Umberto a Bovolino, punto centralissimo. È un'azienda che ha più di 25 anni, qualche scorcio particolare di tutta la mercanzia che offre di straordinaria qualità, si offre ai clienti qualità, professionalità, misurazione visiva eseguite da ottico optometrista, poi applicazione e valutazione di lenti a contatto. Alcune marche che stanno scorrendo sono come quelle Eguis, e poi Liu Zhou, Diesel, Lacoste, Persol Vintage, Hogan, Clark, Ray-Ban, Valentino e poi Gianfranco Ferré e tantissime altre. Insomma, il meglio del meglio lo trovate qui presso Punti di Vista, si chiama così, l'ottica Cartisano, sul Corso Umberto a Bovolino. Qualche altra visione di lenti particolari di tutti i tipi, questa è la linea Diesel, tanto gradita alla giovane età. Eccola qua, una linea davvero accattivante, poi Ray-Ban classico per un occhiale da sole, ma non solo, di eterno, dura una vita. Cambiamo e andiamo in un altro luogo, ci spostiamo al bosco di Bovolino dove c'è Fesea. Fesea di Franco Ielà si offre ceramica di ogni tipo, come anche sanitari. Vedete questo particolare di ceramica romana, quasi charm si chiama proprio così, ma non solo sanitaria e ceramica, tutto per la costruzione, vedete, Mapei e altro. Poi un reparto mobili che lo trovate in Piazza Mercato, sempre a Bovolino, sempre la stessa azienda, mobili di ogni tipo a prezzi davvero stracciati in questo periodo, con qualche particolare
di Cucine e Soggiorni, altra cucina, cucina al completa, poi camere da letto, camerette per bimbi, davvero di tutto e di più. Ecco uno scorcio di una cameretta, un'altra ancora, da Franco Gelasi, mobili, arredo, ma non solo, anche ceramiche, lì al Bosco, qui invece in Piazza Mercato, a Bovalino. Eccolo qui, Fesea, edilizia, tutto per l'edilizia meglio, Bosco Sant'Ippolito di Bovalino. Facciamoci un altro viaggio e andiamo alle Delizie dell'Orto. Piazza Mercato a Bovalino, Delizie dell'Orto, tutto fresco. Al mattino arriva la frutta da esporre, vedete, tutto di stagione e fuori stagione, perché si trova di tutto, uva, quella buona, ancora frutti esotici di ogni tipo, come il mango, in questo caso, avocado, papaya e quant'altro, prugne e poi ribes, frutti di bosco, eccole, di ogni tipo, kiwi giallo, altra specialità straordinaria, mele, arance, insomma tutto, anche fuori stagione, è la delizia dell'orto, in questo caso della vigna, perché buona uva, vedete la grande maestosa esposizione di questo luogo, patate particolari davero, quelle viola e poi zenzero a volontà, fa anche bene le patatine novelle per essere direttamente infornate, qualche altro ortaggio e poi la pasta, quella buona. Bovalino, ancora qualche scorcio e andiamo da Battaglia, andiamo nella gioielleria Battaglia sul Corso Umberto a Bovalino. All'interno, grande cortesia, ma non solo, ottima qualità, come anche l'idea regalo che trovate da Battaglia, oltre al gioiello ovviamente. Ecco Salvini, una linea particolare, davvero accattivante nel design per una donna, davvero curata in ogni particolare. Ancora Salvini, ma anche Comete, andiamo a spulciare qualche particolare di Comete e poi Boccadamo e tanto altro. Swatch, l'orologio che non tramonta mai, e l'idea regalo di Battaglia, anche Laura Biagiotti e tanto altro, ampia e vasta scelta per ogni regalo di ogni tipo. Sul Corso Umberto a Bovalino, ecco i locali all'interno, reparto regali, piano superiore di Battaglia gioielleria, qualche particolare tra gli scaffali, trovate ciò che fa per voi. Ecco il Corso Umberto ed ecco la gioielleria Battaglia a Bovalino sul Corso Umberto. Ebbene, siamo sempre in diretta alle 12.35 da Piazza Camillo Costanzo di Bovalino, domenica in piazza sul canale 85 di Telemia in digitale terrestre oppure sul nostro sito internet www.telemia.it. Una pronta guarigione al collega Pino Carella che oggi ha avuto qualche problemino fisico, speriamo di essere nuovamente insieme domenica prossima per la nuova puntata di Domenica in Piazza. C'è da parlare ora di mondo delle associazioni che operano qui a Bovalino, lo faremo tra poco con Salvatore Natalizio che è il delegato per quanto riguarda la protezione civile del posto, lo faremo insieme a Filippo Musitano che è uno dei componenti di un'associazione che opera qui sul territorio, vogliamo ricordare la Proloco di Bovalino. Ecco, in rappresentanza della Proloco di Bovalino e poi abbiamo Pasquale Blefari che rappresenta quale associazione? Arciconfraternita Maria Santissima Immacolata di Bovalino Superiore. Ecco, vedete, abbiamo un mondo che pullula di attività, di importanti attività di volontariato, di associazionismo, perché è bello anche quando in una comunità ci sono tante persone che si spendono nell'interesse generale collettivo per cercare di portare avanti il nome del proprio paese e soprattutto di offrire un servizio alla comunità. Allora, Natalizio, parliamo di questa protezione civile, quando siete nati e che tipo di attività voi fate? Noi siamo nati il 24 ottobre del 2013 e
su volontà di 12 diciamo, volontari fondatori, soci fondatori, per portare avanti un discorso sulla protezione civile molto carente nella zona allora, all'epoca. Abbiamo ottenuto comunque il consenso dell'amministrazione comunale, pur con le carenze del periodo di attrezzature e mezzi, e abbiamo costituito questa associazione proponendoci come collaboratore nella stesura del piano comunale di Bovalino. Abbiamo ottenuto la sede nella casa comunale del comune di Bovalino. Nel frattempo ci siamo occupati anche delle attività sociosanitarie, sempre con carenza di mezzi perché non abbiamo né mezzi né attrezzature, abbiamo soltanto i locali e i volontari che si prestano, diciamo, a questa attività. Abbiamo sostenuto su Sant'Ilario dello Ionio le gare regionali di primo soccorso e protezione civile, insieme all'Augustus di Vibo Valentia, diciamo consorella, nostra consorella. Abbiamo formato circa 30 persone come operatori di protezione civile, sostenuto gli esami, quindi risultati idonei, 30 persone, per essere iscritti all'albo regionale della protezione civile. Quest'anno, nel mese di giugno, a fine giugno, abbiamo ottenuto l'iscrizione al registro provinciale dell'associazione di volontariato, quindi con numero 2200 del 30 giugno, e ora ci proponiamo di acquisire anche i mezzi, anche per meglio qualificare le nostre attività. In attesa ci siamo riproposti con i commissari di Bovalino quindi a stilare il piano di protezione civile. Sembra che abbiamo trovato un discreto consenso, quindi l'unica cosa che dobbiamo vedere è di reperire i locali per le sale operative necessarie, sia come COC che come COM. Questo è essenzialmente quello che stiamo facendo. Ci riproponiamo di rifare le gare regionali in loco, là dove c'è qualche comune anche disponibile ad ospitare, diciamo, queste manifestazioni. Che sono belle manifestazioni. Certo, senta, noi sapevamo che per oggi era stata organizzata una gara di motocross. Sì. Ieri c'è stato il maltempo qui nella Locride, mi pare che sia stata rinviata proprio perché la violenta mareggiata ha di fatto distrutto la pista che era stata a tal uopo predisposta dagli organizzatori. Sì, in effetti noi dovevamo fare servizi effettivamente sul lungomare a supporto dell'attività sportiva di motocross che era stata organizzata dai nostri locali, diciamo, concittadini. Purtroppo il tempo è inclemente, anzi siamo ancora in emergenza, non ha concesso, diciamo, ha distrutto quindi le piste e quindi è stato annullato per il momento. Speriamo che riescano a farlo, anche perché è molto ammirevole anche il loro impegno. Io sono qui a Bovalino, in questa piazza ogni anno l'amico Mimmo Savico organizza il premio Pericle, che ci piace anche menzionare perché sono passati tanti illustri personaggi in 30 e oltre anni di attività, così come mi piace ricordare il grande giornalista Totò Delfino, che qui ha rappresentato proprio un'istituzione. Un saluto anche al figlio Sergio Delfino e all'ex sindaco Masino Mittica, amici che chiaramente ricordiamo sempre con grande piacere. Siamo qui a Bovalino, non possiamo fare a meno di non menzionarli. Allora, questo proloco qua a Bovalino, che bilancio traccia per questa stagione estiva appena terminata? Beh, allora innanzitutto bisogna dire che è composta da un gruppo di giovani volenterosi, siamo circa 25 componenti, e in quest'estate non è stata forse delle migliori ed è stato dovuto a questa è scemata un po' l'attenzione sulla Proloco anche a causa di alcune problematiche finanziarie dovute al reperimento di fondi che purtroppo viene solamente da parte dei privati, e quindi attraverso anche questa crisi ormai a livello mondiale ci ha anche un po' frenato a noi, visto che non siamo riusciti a recuperare le somme che avremmo voluto recuperare per fare un programma completo. Certamente ci siamo attivati la nostra opera di attivismo sociale e associativo, non è solamente concentrata nel periodo estivo, bensì
ricopre l'intero anno solare. Infatti le manifestazioni più che altro sono state fatte anche in periodi in cui non c'è niente a Bovalino, perché di solito in estate c'è il sovraccarico di manifestazioni anche negli altri paesi, e quindi questo un po' non riesce a focalizzare bene quali sono gli interventi che si vanno a fare. Così abbiamo deciso per quest'anno di fare cose più che altro nel periodo primaverile, autunnale e invernale. Siamo attivi attraverso delle manifestazioni culturali e soprattutto sulla valorizzazione degli edifici storici e dei beni storici architettonici che ci sono a Bovalino, con un interesse specifico soprattutto per il settore turistico. Come si dice, approfitto, se mi posso permettere, approfitto per comunicare che il nostro direttivo è a scadenza, quindi c'è bisogno di nuove forze, di nuova linfa. Saranno riaperte a brevissimo, proprio all'inizio mese novembre, la campagna tesseramento, per avviarci poi al nuovo direttivo e ad una nuova riproposizione ancora migliore, per migliorare sempre di più, della nuova Proloco 2016-2020. Un impegno anche per chiaramente rinnovare l'organigramma dell'associazione Proloco. Allora, Blefari, l'Arciconfraternita invece come si è mossa in questi ultimi periodi? Ma si è mossa, ormai opera dal lontano 1594 a Bovalino, specialmente a Bovalino Superiore, che è il centro storico, la frazione madre, e ancora oggi opera sia a livello religioso e caritativo, che alla fine è lo spirito per cui è nata, però si occupa anche ormai di manifestazioni culturali, incontri socioculturali e anche molto di conservazione del patrimonio storico, artistico e tradizionale presente a Bovalino Superiore, in continuo decadimento, ma che cerchiamo di conservare e di valorizzare e far conoscere a quello che è il circondario, anche fuori dal circondario, e a Bovalino stesso, che inizia a dimenticarlo. Le feste più importanti che si svolgono qui a Bovalino? A Bovalino, parlando sia di Bovalino Superiore che di Bovalino Marina, sono da ricordare sicuramente la Settimana Santa, sia i riti tradizionali di Bovalino Superiore che anche i riti di Bovalino Marina, la festa del Carmine a Bovalino Superiore alla fine luglio, la festa patronale di San Francesco di Paola a Bovalino Marina ad agosto, la seconda domenica di agosto, e poi l'8 settembre, ma dal 29 agosto all'8 settembre, la festa dell'Immacolata, festa patronale di Bovalino Superiore. A parte anche gli appuntamenti naturalmente natalizi o le novene dell'8 dicembre, le altre varie feste che vengono svolte in tutto il territorio comunale. Benissimo, grazie a Blefari e complimenti per tutta l'attività che portate avanti insieme anche alla Proloco e alla Protezione Civile. E noi vorremmo ringraziare le aziende che hanno aderito a questa nostra iniziativa editoriale questa domenica qui su Bovalino. C'è stato anche qualche imprenditore conosciuto che ci ha detto di no, ma noi lo ringraziamo ugualmente, perché è giusto che quando le cose debbano essere evidenziate, le cose positive, che riguardano la comunità in cui si opera e si lavora, bisogna anche dirle queste cose giornalisticamente, ma era importante che si desse lo spazio giusto a questa cittadina che sinora non avevamo trattato. Siamo quasi alla 28ª puntata di Domenica in Piazza, e quindi con l'occasione siamo riusciti anche, fortunatamente grazie anche al nostro particolare impegno in questa settimana, in pochissimi giorni a organizzare questo evento qui dalla piazza di Bovalino. Andiamo ancora in pubblicità per qualche attimo e poi ritorneremo per la conclusione. Intanto grazie alla Protezione Civile, grazie alla Proloco e grazie alla Arciconfraternita. Tra pochi istanti saremo di nuovo qui in diretta. Andiamo a percorrere l'ultimo viaggio per questa mattinata, andiamo sulla Statale 106 direttamente per un punto d'eccellenza per quanto riguarda la ristorazione. Parliamo del ristorante Orchidea. Orchidea da sempre dedita la celebrazione di matrimoni, e con l'esterno scenario incantevole dove celebrare il giorno più importante della vita, grande ed esteso parco per poi fare foto e quant'altro. Andiamo all'interno, in fase cerimoniale, vedete i locali che accolgono gli sposi all'Orchidea, sempre all'avanguardia, gran lusso soprattutto, sempre menù rinomato e prelibato di ogni cosa. Ancora
qualche scorcio, torta nuziale, di quanto può offrire l'orchidea ai suoi clienti, piscina dove gustare l'aperitivo. Ancora esterno, in giro per questo locale ormai esperienza trentennale nel settore, e qualche scorcio della festa appena trascorsa o una notte di festa per un matrimonio da favola. Orchidea, strada statale 106 a Bovalino Marina. Torniamo sul Corso Umberto a Bovalino, andiamo da Ottica Zappia dal 1971, fa vedere bene tutta la gente e coi servizi che offre: centro specializzato di lenti progressive, applicazione lenti a contatto, aria bimbi, anche centro acustico Amplifon e montaggio occhiali pensati in sole 15 minuti. Quindi grande opportunità che si ha, sì, facciamo una prova, Carella, ti mancano solo gli occhiali nuovi, ecco, prova nell'occhio per capire come sostituire l'occhiale. Già fatto, in pochissimi minuti avrete la misurazione della vista, poi Pierre Cardin, ma tantissime altre marche rinomate per gli occhiali, moda, ma non solo, Lozza, vedete? Eh sì, signorina, faccia una prova. Vabbè, un look accattivante per una ragazza anche graziosa. La scelta giusta è da Ottica Zappia ed è centro autorizzato Zeiss, specializzato in montaggio di lenti progressive. Ancora qualche scorcio, Polaroid e altre marche rinomate, Gucci come in questo caso, linea straordinaria Gucci, ma grande e vasto assortimento di occhiali di tutti i tipi e di tutte le forme. Anche Lozza, marca storica, back from degli anni 70, insomma. Poi c'è Outlet in questo caso, montatura di più lenti a sole 59 euro. Ottica Zappia dal 71 sul Corso Umberto a Bovalino. Hotel Villa Afrodite, una struttura alberghiera all'insegna del relax, della natura e degli antichi sapori, immersi in un'atmosfera elegante e raffinata. Potrete partire alla scoperta di questa terra in equilibrio perfetto tra passato e futuro, ricca di storia, di profumi e d'arte, oppure semplicemente godervi una tranquilla vacanza circondati dalla classe e professionalità che solo una struttura a 5 stelle ed un'attenta cura dei particolari possono offrire. Tutto questo è l'Hotel Villa Afrodite, hotel che sorge a Bovalino Marina, a pochi passi da un mare limpido e cristallino, con il suo lido privato, distante 100 metri e da pochi chilometri dall'incantevole Aspromonte. Degno di nota è senz'altro il comfort della struttura stessa, le cui camere sono dotate di tutti gli optional con il privato terrazzino, con vasca idromassaggio jacuzzi. Serviranno a rendere la vostra permanenza ancora più piacevole, o dell'elegante ristorante, in cui potrete assaporare, oltre ai prodotti tipici, anche piatti della cucina internazionale. Inoltre, a disposizione degli ospiti, un suggestivo centro benessere ed una splendida sala fitness che vi accompagneranno durante il vostro soggiorno, coccolandovi per tutta la permanenza in questa meravigliosa struttura. Hotel Villa Afrodite, via Aldo Moro, Bovalino, provincia di Reggio Calabria. E allora, sono le 12.50, ultimo collegamento dalla piazza Camillo Costanzo di Bovalino. Siamo insieme al presidente della gloriosa associazione calcistica locale, la Bovalinese, che ha militato per tantissimi anni nelle categorie semiprofessionistiche. Ora si trova a dimenarsi nei campionati minori, in quello di prima categoria quest'anno, però c'è sempre la voglia, presidente Cartisano, di riportare questa Bovalinese magari in campionati più consoni alle tradizioni. Certo, ora è un periodo che stiamo anche noi subendo questa situazione, militiamo anche quest'anno, secondo anno, in prima categoria. Certo, vorremmo sempre portare la squadra in categorie più alte, però quando la gente, i cittadini ci danno più una mano, questo penso possa essere possibile anche a breve, nel giro di quest'anno o del prossimo anno sicuramente. Oggi avete un impegno in casa col Gioiosa Ionica, quindi tra pochi
minuti, possiamo dire, già al campo impegnato per stare assieme ai suoi calciatori, e anche perché è una partita delicata quella di oggi. Sì, oggi è una partita che aspettiamo col giusto piglio per fare un buon risultato, speriamo che i ragazzi siano col piglio giusto per affrontare gli avversari, quindi aspettiamo la giornata di oggi, vediamo cosa ci darà il campo. Senta, tra i personaggi illustri di Bovalino abbiamo menzionato anche Lollò Cartisano, che lo merita anche in questo momento e ha lasciato un vuoto profondo, no? In tutti voi familiari, chiaramente, questa dipartita in maniera così violenta. E poi, tra l'altro, Cartisano è stato uno dei giocatori di calcio più bravi nati qui in questa cittadina, ma anche professionalmente aveva raggiunto, con l'attività relativa alla fotografia, risultati eclatanti anche a livello internazionale. Sì, mio padre ora è 23 anni che non c'è più, la nostra vicenda è stata ha avuto una risonanza importante, perché per il personaggio che era mio padre, che la prima risposta alla cittadinanza, si è avvicinata molto alla nostra famiglia, ha lasciato un vuoto a noi e a chi gli voleva bene. Ovviamente ha avuto anche un suo passato importante calcistico, da prima qui a Bovalino, poi si è spostato anche al nord per fare la sua attività calcistica, finendo poi nuovamente a Bovalino. Uno dei tanti giocatori che ha militato nella nostra squadra e che è stato sempre ricordato. Non ultimo, da qualche anno a questa parte, viene commemorato in modo particolare insieme ad altre persone vittime della mafia e quelli delle nostre parti, con una marcia che facciamo ogni anno su a Pietracappa per ricordare chi ha avuto questo particolare traguardo. Sì, per quanto riguarda invece questo campionato, voi della Bovalinese cosa vi aspettate? Dopo un inizio un po' stentato, da oggi si parte con un nuovo campionato, magari cercando di vincere questo derby col Gioiosa? Sì, abbiamo due partite in casa consecutive, una questa, e contiamo di fare una buona partita, perché veniamo da una squadra completamente nuova. Veniamo da una situazione in cui, partendo anche un po' in ritardo con la preparazione, ci siamo un po' dati un po' di tempo per amalgamare meglio la squadra. E ovviamente non ambiamo a vincere il campionato, ma ambiamo a fare un campionato a protagonisti, il quale la squadra può fare. Ovviamente diamo il tempo a tutti i ragazzi per potersi amalgamare meglio, per potersi conoscere meglio, per poter affrontare meglio tutto il resto del campionato. Grazie a Giuseppe Cartisano, presidente dell'Associazione Sportiva Bovalinese. Niente, siamo in conclusione, sono le 12:53. Noi ringraziamo nuovamente tutte le aziende che hanno sponsorizzato questa trasmissione Domenica in Piazza, questa domenica qui a Bovalino. Abbiamo visto assieme la celebrazione del rito domenicale officiato da Sua Eccellenza Monsignor Francesco Oliva, vescovo della diocesi di Locri-Gerace, con la distribuzione, ecco, della prima comunione, anche il momento della cresima, che, diciamo, rappresenta la conferma dal punto di vista religioso, questi importanti momenti che chiaramente vanno condivisi assieme alla comunità, alle famiglie che hanno presenziato in massa questa bella domenica di sole, possiamo dire. Le previsioni del tempo parlavano di possibile maltempo, invece meglio così, c'è stata una bella giornata di sole anche qui a coronamento di una bellissima domenica. E noi tra poco prenderemo il viaggio verso Rosarno. Io vorrei ringraziare tutto lo staff, la regia mobile di Telemia, con Antonio Riggio, con Cristian Badolato e in particolare con Domenico D'Agostino, che è stato nostro prezioso collaboratore in questa domenica. Vorrei ricordare anche che la trasmissione sarà replicata questa sera dalle 19:30 in poi, sempre sul canale 85 di Telemia, e verrà trasmesso anche random poi su altre reti della nostra emittente, che chiaramente si dimostra sempre attenta e vicina alle dinamiche, alle esigenze del territorio. L'appuntamento con Pino Carella, che ritornerà speriamo domenica prossima da un'altra località della nostra bella Calabria. In conclusione un saluto solamente veloce al dottore Luigi Giugno, che è di Bovalino, che salutiamo perché come al solito è sempre prezioso il suo supporto. Grazie a tutti, una buona domenica ancora e arrivederci a domenica prossima. Thank you.
domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane. Benvenuti, buona domenica, cominciamo con una struttura d'avanguardia spettacolare, si chiama Palazzo Reginella, è un residence hotel a Bovalino, nell'incantevole scenario della Costa dei Gelsomini, denominata anche la Perla dello Ionio, dove l'ospitalità è intesa quasi come una missione. È sorta nel 2011, la residenza turistica alberghiera di Palazzo Reginella è un'oasi di bellezza ed eleganza, dotata di tutti i comfort che la moderna ricettività può offrire. Siamo nella sala colazione e poi vedete la... Grazie anche alla sapiente ristrutturazione di un palazzo ottocentesco tenacemente voluta dai proprietari, la cura dei particolari, all'utilizzo di tonalità diverse di colori tenui e luminosi, siamo all'interno di una camera, reparto cucina, vedete, tutti i comfort desiderabili per una vacanza d'avanguardia. E saliamo su, sì, andiamo nella zona notte. All'interno delle camere, ce ne sono due camere di questo tipo per dormire, comfort di tutti i tipi, aria condizionata ovviamente, vista mare e bagno con la B maiuscola davvero. Soggiorni liberi in formula hotel o lunghi periodi con formula residence, soggiorni di lavoro, vista la vicinanza alle attività produttive e alla zona degli uffici pubblici anche. Palazzo Reginella è sul Corso Umberto a Bovalino. Ecco un bellissimo terrazzo dove d'estate si può gustare di tutto oltre alla frescura del mare. Ci siamo spostati, siamo in un altro luogo, sempre di Bovalino, altra piazza, ed è un locale anche questo straordinario, dolce e salato, si chiama proprio così, si gusta tutto dal dolce al salato. Buon caffè oppure tutto ciò che viene trasformato il caffè oggi a qualsiasi gusto. Eccoci all'interno delle salette ed eccoci a un approccio di dolce e anche ristorante e pizzeria. Magicamente si trasforma poi di sera, ecco il locale nella sua grandiosità e bellezza, reparto salato in questo caso con vari leccorni, ecco il dolce da fare subito da contrasto, buono e appetitoso il tutto che viene fornito. Era un antico frantoio, è vero, ed è diventato questo locale d'avanguardia. Ecco la sala per le cene e per una ottima pizza, saletta riservata per chi vuole stare per i fatti suoi su un soppalco straordinario. Le macerie che ci sono ancora all'interno di questo locale. E adesso ci spostiamo, andiamo in un altro luogo sempre di Bovalino e andiamo a trovare la TIN SRL, arredo bagno, parquet e quant'altro. Cominciamo con i marchi più importanti come Versace oppure questa linea assolutamente classica di una bellezza incommensurabile. TIN SRL, leader nel settore delle creazioni per il bagno, è oggi sinonimo di qualità, dinamicità, ricerca, tecnologia, flessibilità e massimizzazione delle capacità produttive. La ricerca costante, caratteristica che anima tutti i settori del gruppo, porta alla creazione di mobili, accessori bagno innovativi ed anche la strategia che TIN adotta per affrontare le sfide di un mercato sempre più ampio ed esigente, come quello appunto dell'arredo bagno, quello che stiamo gustando e vedendo con tanto di pavimenti e non solo. Vedete l'eleganza di questi sanitari. E ancora Magnifique è la linea della ceramica a mosaico tanto gradita in questi ultimi tempi. L'obiettivo di soddisfare le esigenze del cliente in continua evoluzione, TIN lo raggiunge da anni con successo grazie alla perfetta simbiosi tra quattro aziende che sono capaci di offrire al mercato la giusta risposta in un'ampia gamma di mobili per il bagno altamente competitivi per design, qualità e prezzo. E poi inoltre progettazione, consegna a domicilio, preventivi gratuiti, consulenza, installazioni. Venite pure da T
Martin, contrada Palomba a Bovalino, praticamente a ridosso della galleria per Bovalino, ampia scelta per quanto riguarda le rubinetterie, e si lavora poi a pieno regime per progettare anche queste cucine favolose, guardatele, con questo tipo di piastrella e di modo di fare le cucine secondo le esigenze più innovative e moderne. Altro scorcio, questo siamo all'esterno, vedete, TIN SRL, arredo bagno, contrada Palomba a Bovalino. Torniamo in piazza. Torniamo a girovagare per Bovalino e andiamo in un'altra azienda. Si chiama Punti di Vista Ottica Cartisano, nel Corso Umberto a Bovalino, punto centralissimo. È un'azienda che ha più di 25 anni, qualche scorcio particolare di tutta la mercanzia che offre di straordinaria qualità. Si offre ai clienti qualità, professionalità, misurazione visiva eseguite da ottico optometrista, poi applicazione e valutazione di lenti a contatto. Alcune marche che stanno scorrendo sono come quelle Eguis, e poi Liujo, Diesel, Lacoste, Persol Vintage, Hogan, Clark, Ray-Ban, Valentino e poi Gianfranco Ferré e tantissime altre. Insomma, il meglio del meglio lo trovate qui presso Punti di Vista, si chiama così, l'ottica Cartisano, sul Corso Umberto a Bovalino. Qualche altra visione di lenti particolari di tutti i tipi, questa è la linea Diesel, tanto gradita alla giovane età, eccola qua, una linea davvero accattivante. Poi Ray-Ban, un classico per un occhiale da sole, ma non solo, di eterno, dura una vita. Cambiamo e andiamo in un altro luogo, ci spostiamo al bosco di Bovalino, dove c'è Fesea di Franco Ielà. Si offre ceramica di ogni tipo, come anche sanitari. Vedete questo particolare di ceramica romana, quasi charme, si chiama proprio così. Ma non solo sanitari e ceramica, tutto per la costruzione, vedete, Mapei e altro. Poi un reparto mobili che lo trovate in Piazza Mercato, sempre a Bovalino, sempre la stessa azienda, mobili di ogni tipo a prezzi davvero stracciati in questo periodo, con qualche particolare di cucine e soggiorni. Altra cucina al completa, poi camere da letto, camerette per bimbi, davvero di tutto di più. Ecco uno scorcio di una cameretta, un'altra ancora da Franco Gelasi, mobili, arredo, ma non solo, anche ceramiche, lì al bosco, qui invece in Piazza Mercato a Bovalino. Eccolo qui, Fesea, edilizia, tutto per l'edilizia meglio, Bosco Sant'Ippolito di Bovalino. Facciamoci un altro viaggio e andiamo alle Delizie dell'Orto, Piazza Mercato a Bovalino. Delizie dell'Orto, tutto fresco, al mattino arriva la frutta da esporre, vedete, tutto di stagione e fuori stagione, perché si trova di tutto, uva, quella buona, ancora frutti esotici di ogni tipo, come il mango in questo caso, avocado, papaya e quant'altro, prugne e poi ribes, frutti di bosco, eccole, di ogni tipo, kiwi giallo, altra specialità straordinaria, mele, arance, insomma tutto anche fuori stagione. E la delizia dell'orto, e in questo caso della vigna, perché la buona uva, vedete la grande maestosa esposizione di questo luogo, patate particolari davvero, quelle viola e poi zenzero a volontà, fa anche bene le patatine novelle per essere direttamente infornate, qualche altro ortaggio e poi la pasta, quella buona. Bovalino, ancora qualche scorcio e andiamo da battaglia.
andiamo nella gioielleria Battaglia sul corso Umberto a Bovalino. All'interno, grande cortesia, ma non solo, ottima qualità, come anche l'idea regalo che trovate da Battaglia, oltre al gioiello ovviamente. Ecco Salvini, la linea particolare, davvero accattivante nel design per una donna, davvero curata in ogni particolare. Ancora Salvini, ma anche Comete. Andiamo a spulciare qualche particolare di Comete. E poi Boccadamo e tanto altro. Swatch, l'orologio che non tramonta mai, e l'idea regalo di Battaglia, anche Laura Biagiotti e tanto altro. Ampia e vasta scelta per ogni regalo di ogni tipo. Sul corso Umberto a Bovalino, ecco i locali all'interno, reparto regali, piano superiore di Battaglia gioielleria, qualche particolare tra gli scaffali. Trovate ciò che fa per voi. Ecco il corso Umberto ed ecco la gioielleria Battaglia a Bovalino sul corso Umberto. Benvenuti, buona domenica. Cominciamo con una struttura d'avanguardia spettacolare, si chiama Palazzo Reginella, è un residence hotel a Bovalino, nell'incantevole scenario della Costa dei Gelsomini, denominata anche la Perla dello Ionio, dove l'ospitalità è intesa quasi come una missione. È sorta nel 2011, la residenza turistica alberghiera di Palazzo Reginella è un'oasi di bellezza ed eleganza, dotata di tutti i comfort che la moderna ricettività può offrire. Siamo nella sala colazione e poi vedete la... Grazie anche alla sapiente ristrutturazione di un palazzo ottocentesco tenacemente voluta dai proprietari, la cura dei particolari, l'utilizzo di tonalità diverse di colori tenui e luminosi. Siamo all'interno di una camera, reparto cucina, vedete, tutti i comfort desiderabili per una vacanza d'avanguardia. E saliamo su, sì, andiamo nella zona notte. All'interno delle camere, ce ne sono due camere di questo tipo per dormire, comfort di tutti i tipi, aria condizionata ovviamente, vista mare e bagno con la B maiuscola, davvero. Soggiorni liberi in formula hotel o lunghi periodi con formula residence, soggiorni di lavoro, vista la vicinanza alle attività produttive e alla zona degli uffici pubblici anche. Palazzo Reginella è sul corso Umberto a Bovalino. Ecco un bellissimo terrazzo dove d'estate si può gustare di tutto, oltre alla frescura del mare. Ci siamo spostati, siamo in un altro luogo, sempre di Bovalino, altra piazza, ed è un locale anche questo straordinario, dolce e salato, si chiama proprio così, si gusta tutto, dal dolce al salato. Buon caffè oppure tutto ciò che viene trasformato il caffè oggi a qualsiasi gusto. Eccoci all'interno delle salette ed eccoci a un approccio di dolce e anche ristorante e pizzeria. Magicamente si trasforma poi di sera. Ecco il locale nella sua grandiosità e bellezza, reparto salato in questo caso con vari leccorni. Ecco il dolce da fare subito da contrasto, buono e appetitoso il tutto che viene fornito. Era un antico frantoio, è vero, ed è diventato questo locale d'avanguardia. Ecco la sala per le cene e per una ottima pizza, saletta riservata per chi vuole stare per i fatti suoi su un soppalco straordinario. Le macerie che ci sono ancora all'interno di questo locale. E adesso ci spostiamo, andiamo in un altro luogo sempre di Bovalino e andiamo a trovare la TIN SRL, arredo bagno, parquet e quant'altro. Cominciamo con i marchi più importanti come Versace, oppure questa linea assolutamente classica di una bellezza incommensurabile,
TIN SRL leader nel settore delle creazioni per il bagno e oggi sinonimo di qualità, dinamicità, ricerca, tecnologia, flessibilità e massimizzazione delle capacità produttive. La ricerca costante, caratteristica che anima tutti i settori del gruppo, porta alla creazione di mobili, accessori bagno, innovativi ed anche la strategia che TIN adotta per affrontare le sfide di un mercato sempre più ampio ed esigente, come quello appunto dell'arredo bagno, quello che stiamo gustando e vedendo con tanto di pavimenti e non solo. Vedete l'eleganza di questi sanitari. E ancora, Magnifique è la linea della ceramica a mosaico, tanto gradita in questi ultimi tempi. L'obiettivo di soddisfare le esigenze del cliente in continua evoluzione, TIN lo raggiunge da anni con successo grazie alla perfetta simbiosi tra quattro aziende che sono capaci di offrire al mercato la giusta risposta in un'ampia gamma di mobili per il bagno, altamente competitivi per design, qualità e prezzo. E poi inoltre progettazione, consegna a domicilio, preventivi gratuiti, consulenza, installazioni. Venite pure da TIN, Contrada Palomba a Bovalino, praticamente a ridosso della galleria per Bovalino. Ampia scelta per quanto riguarda le rubinetterie e si lavora poi a pieno regime per progettare anche queste cucine favolose, guardatele, con questo tipo di piastrella e di modo di fare le cucine secondo le esigenze più innovative e moderne. Altro scorcio, questo siamo all'esterno, vedete, TIN SRL, arredo bagno, Contrada Palomba a Bovalino. Torniamo in piazza.